Cari amici, grazie per seguire il nostro programma radio. Parleremo su un soggetto molto interessante, alieni extraterrestri ed UFO. Fratello Giuseppe, buongiorno. Buongiorno, come va? Grazie, tutto bene. Innanzitutto grazie per essere qui. Grazie a Dio. Tu hai già dato questo messaggio, ma in inglese. Degli amici italiani ci pregano di trasmetterlo anche in italiano. E così, eccoci qua. Ti voglio chiedere, gli alieni sono reali? E la Bibbia parla di loro? Ma guarda, riguardo alla prima domanda, ormai nessuno si permette di dire che non esistono. Ci sono autorità, governi, presidenti che hanno ammesso e lo ammettono. E in realtà è impossibile dire che non esistono, perché parlare di una cospirazione talmente internazionale che facessero finta che questi esistessero è impossibile. Non si può mettere d'accordo così tanti governi, tante nazioni, tante persone che non si conoscono a far finta che esistessero. No, sì, certamente esistono. Ma è un grande misterio. Chi sono questi alieni? Beh, non sono quello che dicono di essere. Non sono esseri superiori che vengono da altre galassie. Mm-hmm. Va bene. Infatti la Bibbia fa molta luce su queste cose. E cosa dice la Bibbia? E dunque, dove? Gli alieni cercano di presentarsi come esseri superiori di altre galattiche, da altre dimensioni, eccetera. Invece la Bibbia, in base alle scritture che adesso ti mostrerò, ci fa capire che in realtà sono solo banali demoni. Demoni? Certo. Perché vengono con questi UFO che sono una tecnologia alta, vengono da altre galassie. No, sono cose che appaiono e scompaiono e diciamo sono cose spirituali, no? Ma come lo sai che sono demoni? Beh, guarda, ci sono profezie, a parte il fatto che ci sono dei documenti, articoli di giornali e libri scritti e video e film di persone che hanno scoperto che sono demoni perché dicono che hanno tutte le caratteristiche demoniache, cioè infondono terrore, timore, se venissero veramente da altri livelli di vita e galassie superiori, eccetera, eccetera, non avrebbero bisogno di dire le cose che dicono. Questi qui stanno sminuendo Cristo, usano toni messianici, si presentano come nuovi messia. Cioè, e quindi praticamente qui c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non quadra. Sicuramente sono brutti come i demoni. Sono molto brutti. Se li avesse creati il Signore, lui crea solo cose belle. È vero. Non è che... Va bene, allora, c'hai altre domande da fare? Sì, dove la Bibbia parla di loro? Dunque, vuoi andare in Apocalisse 12? Apocalisse? Ok. Ce l'hai? Sì. Ok. Allora, comincia dal verso 7. 7. E ci fu una battaglia nel cielo. Michele e i suoi angeli combatterono contro il dragone. E il dragone e i suoi angeli combatterono. Okay, ma non vinsero. Ok, questo è Michele, l'arcangelo, che combatte contro l'arcangelo Satana, chiamato dragone, verso 9, se non mi sbaglio. Eccolo qui, sì, è chiamato il diavolo. Sì. Quindi il dragone non è altro che il diavolo. Vai avanti. 8. Ma non vinsero, e per loro non ci fu più posto nel cielo. Ok, sappiamo che Gesù in Luca capitolo 10 dice: io vidi Satana cadere come una folgore, però quello era una proiezione di una cosa che Cristo profetizzava sarebbe avvenuta. E come lo sai? E perché qui ancora è qui, vedi, qui in Apocalisse capitolo 12, il diavolo viene cacciato fuori dal paradiso in futuro. Il diavolo è in cielo adesso, il diavolo non è all'inferno. Ma come può essere nel cielo? Certo. Dov'è Dio? No, è un ghetto, una zona limitata del cielo, cioè il cielo non è che lui abita dove Dio è, in un posto ben limitato, ben circondato dagli angeli di Dio che lo tengono sotto controllo. Se il diavolo in questo momento fosse all'inferno, non ci sarebbero le ingiustizie, le guerre, le cose che avvengono. Capisci? Infatti il libro dell'Apocalisse, qui lo vediamo, capitolo 12, sta parlando del tempo finale, la tribolazione dell'anticristo contro la Chiesa per 3 anni e mezzo.
va bene, verso 6 e 14, della durata 3 anni e mezzo della persecuzione contro i cristiani, va bene? Ma il diavolo e i demoni non furono gettati dal cielo quando si sono ribellati all'inizio, prima di Adamo e Eva? Sì, furono gettati fuori dal cielo di Dio, però Dio ha riservato loro, diciamo, quello che è così chiamato nella Bibbia, il secondo cielo. In 2 Corinzi 12... Paolo dice che fu rapito al terzo cielo, e quindi contiamo i cieli. Il primo cielo è quello che vediamo noi. Sì. Il secondo cielo sarebbe quello spirituale invisibile che è stato affidato a Satana, va bene, è come un'immondizia che copre il pianeta, e poi attraverso di questo brutto cielo del diavolo si entra nel terzo cielo, dove il diavolo non può entrare. Quindi il sono paradiso. Tre cieli, che è il paradiso, il regno di Dio, che è quello che Paolo ha parlato in 2 Corinzi 12. Ho capito. Allora, quando succede Apocalisse 12? Ecco, continua 12. A leggere, continua a leggere. Versetto 9. Il gran dragone, il serpente antico, che è chiamato diavolo e Satana, il seduttore di tutto il mondo, fu gettato giù. Fu gettato sulla terra e con lui furono gettati anche i suoi angeli. Okay, questi sono gli angeli caduti, appunto, cadono dal cielo. Però in realtà sono caduti quando sono ribellati contro Dio, sono diventati demoni. Sì. Va bene? Allora, è gettato sulla terra ed ecco che comincia la tribolazione contro la Chiesa. Continua a leggere. Allora, questo succede prima della tribolazione? Nel momento della tribolazione. Il dragone viene gettato sulla terra e vuole che il mondo lo adori, però siccome il mondo non può adorare il diavolo direttamente perché lui è invisibile, allora si fa adorare dal mondo attraverso l'anticristo. Lo vediamo nel prossimo capitolo, Apocalisse 13, che il dragone dà il potere alla prima bestia, alla bestia, e quindi esercita il potere come Dio del mondo, Satana, il dragone, attraverso di questa bestia, l'anticristo. Mm-hmm. Va bene? Dove sei? 10. Ecco. Allora udì una gran voce nel cielo che diceva: ora è venuto la salvezza e la potenza, il regno del nostro Dio e il potere del suo Cristo, è stato gettato giù. Ecco, andiamo verso 13. 13. Quando il dragone si vide precipitato sulla terra, perseguitò la donna che aveva partorito il figlio maschio. Ok, questa è la donna della Chiesa, vediamo verso 5 e 6, che ha partorito il figlio maschio, in Gesù Cristo, che deve reggere le nazioni. Quindi perseguita la donna che rappresenta, diciamo, Eva, che lotta contro i serpenti in Genesi, capitolo 3, verso 15, rappresenta anche la Chiesa mondiale, rappresenta Maria che ha partorito Gesù, rappresenta la sposa di Cristo, la donna che viene protetta per 3 anni e mezzo durante la tribolazione. Allora, è una parabola. Questa persecuzione è la tribolazione? Sì, questa è la tribolazione, lo vediamo dal numero dei giorni, verso 6, sono 1260 giorni, la stessa lunghezza di tempo che l'Anticristo ha potere sulla terra, Apocalisse 13, verso 5, Apocalisse 11, verso 2 e 3. Sì. Perseguita la donna, cioè la Chiesa, leggi il 17. Allora il dragone si infuriò contro la donna e andò a far guerra a quelli che restano della discendenza di lei, che osservano i comandamenti di Dio e custodiscono la testimonianza di Gesù. Ok, allora qui siamo esattamente nella tribolazione. Qui diciamo l'anticristo, Satana, il diavolo attraverso l'anticristo perseguita la Chiesa, va bene? Sì. E come si termina la storia? Dunque, allora, lui viene gettato fuori dal cielo. E allora cosa succede? Non è che si potrà presentare come demoni e con le corna, eccetera. Allora faranno finta di presentarsi come alieni, la cosa più logica, no? Per questo ci sono tutti questi avvistamenti nel cielo, eccetera, che già da tanti anni. Perché il diavolo conosce la Bibbia come la conoscete e sa che sarà gettato giù. Fa finta di combattere contro Dio, ma già sa che ha perso. O che ha perso su Calvario 2000 anni fa, quindi si presenterà come alieni, come extraterrestri, come dischi volanti, eccetera, camuffate, in realtà sono demoni, per farsi ricevere dal mondo a livello scientifico, e in quel modo lì allora coopererà con il mondo insieme all'anticristo e la gente diventerà posseduta. Questi sono spiriti e possederanno le persone che le ricevono. Ma perché il mondo accetterebbe gli alieni?